Grazie. Il problema c'è e se non si inizia ad affrontarlo rimarrà sempre tale, quindi la soluzione tecnica dovrebbero essere gli uffici tecnici. Capisco che il presidente Simi abbia conoscenze in quest'ambito, però non possiamo sempre essere qui e dire c'è il problema degli autobus, c'è il problema del marciapiede, il problema c'è e bisogna affrontarlo. Io ricordo che abbiamo fatto anche una richiesta specifica proprio sul fatto che oggi le strisce di sosta, le strisce di fermata degli autobus non ci sono più. Cioè, se guardate in giro c'è la 92 in Briani, ad Afori è pieno di fermate che non sono più tracciate, quindi gli automobilisti già parcheggiavano prima così, senza anche se erano, se la sosta dell'autobus era delimitata, ora lo fanno ancora più frequentemente. L'altro problema è il silenzio. L'altro problema è l'educazione, visto che l'educazione non c'è, ma che abbiamo cominciato a vedere la presenza dei carri attrezzi per la rimozione quando ci sono le feste di via. Allora utilizziamo i carri attrezzi anche per rimuovere le auto quando sono parcheggiate sulle fermate degli autobus, perché questo è il modo per cominciare a educare le persone. Quindi se questa cosa non viene fatta continueremo ad avere questo tipo di problemi. Grazie. Consigliere Prego. Sì, grazie Presidente. Mi ricollego all'ultimo intervento del consigliere Musei. Capisco le titubanze e le rimostranze del presidente Simi, ma a differenza di quello che dice il consigliere Musei, in realtà i carro attrezzi stanno funzionando anche discretamente, perché sono numerosissime le rimozioni che vengono effettuate dalle fermate. Cosa più che giusta per cercare di insegnare un po' di civiltà a chi non ne ha e si interessa parcheggiando nei posti per i disabili davanti alle fermate. Però se noi ci limitiamo a fare questo per fare il cassetto, perché il comune ha bisogno anche in questo caso di risorse, oltre a cercare di rieducare con la forza, possiamo cercare di creare, di evitare che queste situazioni si vengano a realizzare facendo quello che è indispensabile, ovvero andando ad allargare quei marciapiedi che molto spesso, anche quando venissero lasciati lo spazio dagli automobilisti, che in quel caso si comportano in maniera corretta, non sarebbero comunque sufficienti data la ridotta dimensione per poter permettere un'adeguata salita e discesa dei mezzi pubblici sia dei disabili che delle mamme con le carrozzelle. Perciò ritengo che sia l'emendamento presentato dal consigliere Parise, che io magari avrei anche incrementato utilizzando non solo con i proventi dagli aumenti dell'abbonamento della TM, dall'aumento dei biglietti che saranno ancora aumentati, ma anche magari con quello che il comune percepisce sostanziosamente per le rimozioni forzose avvenute su tutti i parcheggi che non sono fatti in maniera adeguata, per investirli a rendere migliore e più sicura la nostra città per tutti i cittadini, anche quelli che hanno maggiori problemi. Grazie. Integrati, sì, prima. Ho dato lo spunto. Capogruppo alla terza. Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda la mozione presentata da Parise, io non mi sento... l'emendamento. Non mi sento di accettarlo, in quanto semplicemente si sente? Semplicemente per il fatto che nella mozione non viene fatta alcuna menzione di dove reperire i fondi, per cui poi teniamo presente adesso, non so se il comune di Milano può beneficiare eventualmente di
anche di finanziamenti statali o europei proprio per l'abbattimento di barriere architettoniche, perché di questo si sta parlando. Per cui io solo per quello non entrerei nel merito, non capisco che si vuole mettere il dito nella piaga, diciamo, di qualcosa di, come dire, di un'iniziativa impopolare che è stata, diciamo, è stata portata avanti con l'aumento dei biglietti. Per cui, per questo, diciamo, questa è la ragione per cui non mi sento di accettare il, diciamo, l'emendamento. Invece, per quanto riguarda molte fermate, potrebbero essere effettivamente aggiustate. L'unica che mi viene in mente, ma sicuramente ce ne sono altre, è quella di via Imbriani, no? Dove arriva la 92, lì non ci sono né le strisce a terra ben evidenti, che lì è fermata di autobus. Sappiamo che il codice della strada dice che comunque in prossimità di una fermata non si deve sostare, però lì le macchine, insomma, non so se vengono multate, perché non ho, però alcune volte per fortuna vengono rimosse, e il consigliere Tucci ne sa qualcosa. Per cui, voglio dire, a volte il carro attrezzi funziona. E nulla, non ho null'altro da aggiungere. Grazie. Era giusto per far guadagnare un po' di soldi anche per i lavoratori, se no. Gli hanno dimostrato bene, non la città, di fronte alla scuola. Come fa di valutazione? Via valutazione? Presenti 36, valore 36, 30, 0, approvato. Passiamo al punto numero 3. Erogazione di contributo su precedenti e musica nuova per la realizzazione di concerto alla parrocchia San Nicola in Terno per la realizzazione del concerto natalizio con tre cori, a Sporca Ossa per la realizzazione di una mia sede nominata Eurofolte da Francia sull'Italia con Fernando per Milano, associazione Eurofolte per la realizzazione di concerto con musica inoccidentale. La parola alla Presidente della Commissione Cultura, Valessi Senesi. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Abbiamo discusso ampiamente delle proposte in commissione. Le prime due sono due concerti presso la Chiesa del San Lorenzo e la Chiesa di Bergamo. La quarta iniziativa è un concerto dedicato a Natale, ciò che si terrà con molta probabilità all'interno dell'istituto scolastico, via Ricciardi, e quella invece all'associazione Folkhaus è una mini rassegna dedicata alle danze popolari, che pur non essendo strettamente legata al tema natalizio, comunque si configura come un momento relativo per allietare il mese di dicembre. Mi permetto però di farvi notare che è stato stralciato il punto del contributo a favore dell'economia, e vi leggo la lettera di denuncia indirizzata appunto a noi da parte del museo. In qualità di presidente del museo metropolitano di Milano Nord, intendo comunicare al consiglio di zona 9 la decisione che il nostro ente ha preso di rinunciare al contributo di 1.600 euro approvato il giovedì scorso. Il gruppo di lavoro che rappresento ha trovato queste decisioni in primo luogo in ragione della difficoltà materiale di reperire un'adeguata fonte di cofinanziamento che integri quella del cofratto del Consiglio di Zona 9 consente al progetto di essere svolto in maniera completa e professionale. In aggiunta a questo, il limitato margine di tempo residuo del 2013 porterebbe serie di difficoltà a realizzare in maniera adeguata tutte le attività previste dal progetto. E con un museo urbano, sempre trovato nel corso di zona 9, un valido interlocutore, intende prendere in attenta considerazione l'osservazione di volte al progetto in oggetto. Per questo e per altri motivi, dunque, con potere non c'è il contributo offerto al progetto dove si nasconde il lavoro, preferendo concentrarsi sul 2014 con attività e progetti rivolti al territorio del zona 9. Peraltro, anticipati dalla distribuzione gratuita dell'Eco Store e Google Store per l'abitato turistico culturale di EMA, in collaborazione con società entro il Natale 2015. Infine, Alessandro.
però ci sono grandi terreni. Non ci sono interventi, facciamo una votazione. Votare. Votare sì. Una. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 30, contrari 0, 22, approvato. Prima votazione mediante sicurezza. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, 0, approvato. Passiamo al punto numero 4, erogazione di contributo all'Associazione Culturale ASIAC per la realizzazione dell'evento denominato la notte delle percussioni del mondo 2013. La parola al Presidente della Commissione Sport e Libero, Marco Lucci. Grazie. Questa iniziativa ormai si è consolidata nei nostri quartieri, nella nostra zona. È già qualche anno che si svolge questa manifestazione musicale tra vari gruppi che sono appunto le percussioni, per cui è un'iniziativa che non solo mette insieme le varie etnie, ma raccoglie intorno a sé anche una forte partecipazione di cittadini, anche giovani, che arrivano non solo da zona 9 ma anche da altri quartieri della città. Quindi riteniamo come Commissione Congiunta Sport, Tempolino e Cultura che anche quest'anno questo evento, questa manifestazione meriti un'attenzione, quindi meriti anche il sostegno da parte di questo Consiglio di Zona. Le commissioni Cultura e Sport a tempo libero, riunitesi congiuntamente il giorno 27-11-2013, hanno esaminato la proposta in oggetto che prevede la realizzazione di un concerto denominato La Notte delle Percussioni dal Mondo 2013, concerto di musica della tradizione africana con strumenti per percussioni. Le commissioni, ritenendo che il concerto è presente di una valenza culturale aggregativa, approva la maggioranza e sostiene l'iniziativa con un contributo massimo di euro 1.400 euro da suddividersi al 50% tra le due commissioni a fronte di una richiesta di euro 1.900. 2. La concessione gratuita dell'auditorium da Granda del 27 dicembre prossimo 21, compatibilmente con la disponibilità del settore zona 9. Voglio pertanto potesse onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Volevo ricordare che l'anno scorso c'erano 1.400 persone che hanno votato intorno a questa serata. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione, visto che si è dovuto assentare il consigliere Ferrario, nomino il consigliere Lursi come scrutatore. Sì, è Ferrato. Mario. Mettiamo in votazione. Io ho sempre votato contro la frega perché è un'associazione amica, c'è cognato e cugino, sono due a fare associazione per non sempre un soldo quando c'è tutto un cibo e non fa. Approvato, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. No. Scandaloso questa situazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, approvato. Effettivamente cosa sei, scusa, che parli? Ce lo spieghi? La nuova vera. Fatto avete in comune il vero. Passiamo al punto 5, approvazione di iniziative proposte dalla Mandalastri per la realizzazione di progetti per
la parola al Presidente di Luigi per la realizzazione di iniziative denominata Presidente di Vente. La parola al Presidente della Commissione Gianfranco. Grazie. Anche, anche questa delibera presenta due iniziative che anche queste sono consolidate ormai nel tempo nella nostra zona, quindi meritevoli di sostegno e soprattutto proprio per la, il valore aggregativo che entrambe hanno all'interno della, della nostra zona. Tra l'altro per la Banda Napoli siamo ancora all'interno dei festeggiamenti del 160° anniversario della sua fondazione. Hanno più o meno la sua età. La Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi il giorno 27/11/2013, ha esaminato le proposte che seguono, ritenendole valide in quanto volte all'aggregazione dei cittadini. La Banda Napoli. La Banda Napoli propone la realizzazione di 3 concerti a tenersi nel periodo prenatalizio. Tutti i concerti si terranno nei quartieri di Afro, come dal calendario che segue. Domenica 15 dicembre 2013 presso la Chiesa Santa Giustina, giovedì 19 dicembre 2013 presso la Chiesa dell'Annunciazione, sabato, sabato 21 dicembre 2013 viva natalizia per la Chiesa di Afro. La Commissione a maggioranza propone un finanziamento MAP di €1.500. 2. Parrocchia San Dionigi. La Parrocchia San Dionigi propone la rappresentazione del presepe vivente in collaborazione dell'oratorio di Via Donatino, che organizzerà in occasione del Natale 2013. Il programma prevede per il giorno 22 dicembre prossimo 21, alle ore 15.30, un corteo che partirà dalla parrocchia e percorrerà le vie adiacenti sino a raggiungere l'oratorio di Via Donatino. La Commissione a maggioranza propone un finanziamento di €1.100. Voglio pertanto protesto al Premio Consiglio approvare le iniziative sopra descritte. Grazie. Presidente Meloni. Grazie. Io ero presente alla Commissione e quindi vorrei chiedere al Presidente, visto che questi sono comunque concerti a carattere natalizio, anche se effettivamente il 160° anniversario ci sono, se sa gli orari, se sono in orario serale o in orario pomeridiano, bisogna di poterlo conoscere. Grazie. Grazie, sì, sono tutti nell'orario serale, adesso non ho qui portato in mano la memoria, sono tutti di orario serale. L'unico che potrebbe non essere in orario serale, ma stanno valutando ancora, è la piva, perché la richiesta non c'era ancora specificata la giornata, in quanto non erano ancora... non avevano ancora deciso la giornata per quando fare, insomma. Presumo che a parte la birra il resto sarà. Grazie, nessun intervento, ci siamo vediamo la votazione. È andato via. Presenti 31 favorevoli, 29 contrari, 0 astenuti, 2 approvato. Mettiamo la votazione. Immediata sensibilità. Votare. Siamo in fase di votazione per l'immediata sensibilità. Vediamo la votazione. Presenti 23 favorevoli, 23 approvato. Passiamo al punto 6, che è il numero 1, che è il corso che propone città di San Giovanni per l'organizzazione del manifesto unitario e la commemorazione del giorno della memoria. Parola della commissione. Grazie. La prima iniziativa, quella dello Scimitero di Colmano, è la prima volta che si presenta
chiedere un patrocinio gratuito per il tipo di iniziativa che vuole proporre, e credo che anche la valutazione fatta in commissione sia giusto concedere questo patrocinio gratuito, proprio perché nella nostra zona non abbiamo associazioni che organizzano eventi di questo tipo, e quindi se questa associazione dovesse aprire un percorso che altre possano prendere spunto da questa e quindi in futuro organizzare anche altre associazioni di eventi di questo tipo, questo è l'auspicio che noi ci auguriamo, ed è per questo che concediamo il patrocinio, almeno concediamo, abbiamo proposto di concedere il patrocinio gratuito. La seconda iniziativa, anche questa ormai è consolidata da un po' di anni a questa parte, che si svolge appunto questo corteo, questa manifestazione all'interno del Parco Nord verso il monumento ai caduti, che coinvolge non solo la zona 9 ma anche i comuni limitrofi alla zona 9, e quindi è importante ricordare, è importante valorizzare sempre più questo tipo di manifestazioni. La Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi il giorno 27/11/2013, ha esaminato le richieste di seguito riportate, ritenendole valide in quanto volte all'aggregazione dei cittadini. 1. AST Scicletta Cormano, associazione sportiva dilettantistica Scicletta Cormano, organizzerà dei corsi di sci e snowboard per bambini e ragazzi dai 15 ai 17 anni che si terranno in chiesa di Pallamento. I corsi avranno inizio a partire dal sabato 25 gennaio 2014 e proseguiranno per 5 sabati. La finalità del corso è avvicinare anche i bambini e i ragazzi della zona 9 alla montagna con un approccio facile e divertente. L'associazione provvederà a promuovere l'iniziativa nelle scuole, nella scuola primaria e secondaria di primo grado della zona 9. La commissione a maggioranza propone la concessione del patrocinio gratuito. 2. Città Comune di Sesto San Giovanni. L'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni organizza una manifestazione in occasione della giornata della memoria, che si terrà in data sabato 25 gennaio 2014 alle ore 14:30 presso il monumento a riportato del Parco Nord. L'associazione ANCI collaborerà con il Comune di Sesto San Giovanni. Si occuperà dell'organizzazione delle eventi e provvederà anche alla stampa dei manifesti. La commissione, a maggioranza, propone la concessione del patrocinio gratuito. Voglio pertanto che adesso non venga il Consiglio approvare le iniziative sopra le scritte. Grazie. Per questa delibera io chiedo la votazione per parti separate e spiego il perché. Io ero presente in commissione e quando il rappresentante dell'associazione dello Sky Club Cormano ha fatto la sua illustrazione, io ho espresso anche in commissione delle perplessità, nel senso che forse può essere non importante, però questa è un'associazione che non lavora in zona. Abbiamo chiesto al rappresentante dell'associazione come mai non avesse chiesto in primo luogo il patrocinio al comune di Cormano, e mi ha risposto che l'ha chiesto ma il comune di Cormano non gliel'ha concesso. Per cui niente, le perplessità, poi parlando anche fuori con questa persona terminata la commissione, più ci provavo e più mi convincevo che aveva le idee abbastanza confuse. Io capisco che lui lo faccia per una pubblicità, perché vuole farsi conoscere, però il comune di Cormano non gli ha concesso il patrocinio, non vedo perché. Visto che noi abbiamo più volte detto che anche la concessione di un patrocinio senza esborso di denaro è una cosa che ha un valore, perché noi andiamo a dare un logo a qualcosa che poi va in giro per i nostri quartieri, e lui vuole portare nelle scuole chiaramente
la sua iniziativa, per cui il mio gruppo può votare liberamente come ritiene più opportuno. Io per quanto riguarda questa particolare proposta dello Scipless Cormano mi asterrò, grazie. Grazie, consigliere Luzzi. Grazie Presidente. Le mie osservazioni sono sulla scelta delle fatte dal consigliere Milano riguardo alla perplessità che ho anch'io rispetto alla richiesta che è palesemente una richiesta di patrocinio a un'opportunità di ottenere da un punto di vista un canale di pubblicità gratuita che avrebbe presentato l'iniziativa nelle scuole primarie e secondarie della zona. Che vuol dire nulla di male, ma è sicuramente una cosa notevole, però se mi racconti che la commissione di patrocinio che stiamo chiedendo è innanzitutto che abbia una ripercussione quantomeno sulla realtà della zona, e secondo che non è semplicemente un tentativo di farsi una pubblicità gratuita, perché diversamente uno può farla pagando, quindi si può farla in zona, però non vedo perché devo utilizzare uno strumento come quello dell'istruzione pubblica che invece poteva valorizzare quelle che sono le realtà preminenti e che operano per la nostra comunità. Pertanto personalmente io rispetto alla richiesta di velocità per mano chiedo chiarimenti al Presidente. Grazie Presidente Silvia. Sì, grazie. No, io ho letto sempre nel riferimento che avviene al punto 1, perché se nel punto 2 non ci sono situazioni di merito. No, io ritengo che l'attività di scuola di cinema sia tipicamente un'attività economica, che richiede comunque un risorso da parte dell'utilizzatore della scuola, non fosse altro per il trasporto, per il trasferimento fino al luogo, gli impianti delle salite e così via, al di là della lezione delle cose che non si capisce se sia pagamento o se sia gratuito. Questo come in generale, essendo un'attività economica che non si svolge all'interno della zona, si svolge in provincia di Sondrio, ovviamente. Fare il gruppo c'è la zona anche se in realtà si potrebbe fare anche ma comunque è fatta una situazione che non è in zona, anche se volte giustamente a fini di zona è evidente che le società non sono chiare neanche le modalità di accesso all'iniziativa da parte dei bambini, dei ragazzi delle scuole della zona 9, e qui non è molto chiaro il contrastato l'interesse pubblico, cioè l'interesse pubblico affinché il consiglio di zona dia il suo patrocinio su un gratuito. Per cui ho queste perplessità anch'io che vi ho qui illustrato. Grazie. Grazie Presidente Silvio, Presidente Meloni. Grazie. Io quando ero in commissione ho avuto modo di cambiare le parole con i proponenti, anche se confermo che molte volte i proponenti delle associazioni che hanno richiesto la sua non sono molto capaci di esprimere il vero senso e il significato di quello che propongono. Questo è uno dei temi. Perché io sostengo che questa iniziativa sia da approvare e da sostenere? Perché è evidente che il mondo dello sci, la montagna, è stata attraente per tutti i ragazzi. Ci sono ragazzi che possono andare praticamente a fare settimane con i genitori, a fare tutto quello che è di loro possibilità, e vi sono altri ragazzi che non possono andarci, e la proposta che ha fatto il presidente del ciclato, se confermata, se come dire, controllata e avvalorata dai fatti, è una proposta che consente, proposta economica, consente a un certo numero di ragazzi della zona 9 di poter partecipare e andare 5 volte a Chiesa Romanenco e imparare a sciare o imparare a utilizzare il nuovo di principianti.
e questo è il fatto che mi ha fa prendere il mio giudizio a favore di questa iniziativa. Pensiamo solamente che qui ci è stato detto, se verrà confermato quello che il Presidente sa fare, che con 320 euro di iscrizione a questa iniziativa i ragazzi vanno 5 volte accompagnati con un pullman, utilizzano il pass, utilizzano la SBC e quindi mi sembra che il costo è altamente abbordabile anche da chi non ha possibilità di andare a fare altre cose, per cui io parere di votare a favore di questa iniziativa e di lanciare come apripista questa iniziativa per tutta la zona. Grazie. Capogruppo Pazzi. Grazie Presidente. Dopo l'intervento del consigliere Veroni mi piace, ma sono ancora più convinto della contrarietà a questo primo punto, sarà anche il secondo. Cioè, vuol dire che se gli diamo un patrocinio gratuito fa pagare 320 euro e se non gli diamo un patrocinio gratuito allora fa pagare di più, cioè non è chiara la cosa. Cioè, vuol dire che con un patrocinio gratuito che faccio la pubblicità allora mi diventa conveniente una domanda e non è un'osservazione. Oppure senza patrocinio gratuito allora i ragazzi non possono andare a scegliere. Cioè, signori, io credo che sia improponibile fare un patrocinio su dei ragazzi che vanno a chiesa a Valmadenco a girare. Se questa associazione dice io voglio bene i ragazzi, ho un prezzo comunque per 120 euro, li può fare benissimo con o senza il patrocinio di zona. Penso che questo qui sia, da questo punto di vista sono equivocabile, perché se il patrocinio determina il costo, beh, allora qualcuno potrebbe venire anche qualche dubbio. Comunque sulla chiarezza di questa proposta. Per quanto riguarda la seconda è la stessa cosa, non ho assolutamente nulla contro la memoria, ma comune di Sesto San Giovanni, va bene, allora a questo punto perché è limitrofo? Allora abbiamo, che ne so io, il Naviglio che sfocia nel Po e quindi diamo il patrocinio a Venezia piuttosto che a Padova o a Vigo. Ecco, io credo che entrambi dare patrocini a comuni che non sono comuni di Milano e in più, rispetto al primo punto che si deve essere stato chiaro, il voto sarà contrario su entrambi i punti. Grazie. Sì, mi riferisco io vedo, allora, l'associazione dovrà proporre l'iniziativa nella scuola primaria, secondaria e primo grado della zona notte. Questa è una cosa ma perché questa associazione ha chiesto il patrocinio? Voglio sapere perché può andare, dico io, in maniera intransitiva, può andare nelle scuole, io ho avuto il patrocinio del Comune Milano, quindi sono ufficialmente riconosciuta l'unica che può andare nelle scuole, oppure per quale altro motivo? Perché io capisco la seconda iniziativa, che sono anni che si vota sulla sua memoria, che è un gesto politico del Comune di Milano, quindi che aderisce a questa iniziativa, giustamente. Ma non capisco assolutamente, sinceramente, infatti volevo chiedere quando troverà la sua sveglia perché ha chiesto, perché uno che viene qua a chiedere, conoscendo tu, si vuole sapere come mai stiamo dando un patrocinio per la sua Cromano, dice, perché diamo un patrocinio alla sua, perché deve andare nelle scuole a dire io ho l'imprimato del consiglio di zona e quindi posso per rendere più credibile la situazione presso le scuole. Allora i patrocini diamo tutti, ma perché siamo a vedere più sette, diamo 4-5, non sono d'accordo. Il mio voto su questa iniziativa sarà contrario, grazie. Consigliere Pagliabue. Grazie, non voglio tirare lunga, però Lorenzo ha ragione, parli seppure su questa roba. Io mi domando, che differenza passa tra questa
l'associazione Cicla Cormano è un qualsiasi agenzia di viaggio che dice facciamo come dire organizziamo, facciamo il Puma e andiamo al locale e facciamo, che differenza fa? Qual è il valore aggiunto? Che tu non io ricordo una piccola cosa che io facevo quando avevo 16 anni, che volevo andare a fare gratis perché non avevo soldi, e allora organizzavo il Puma. Avevo due amiche che venivano. E allora giravo per la scuola e dicevo ci sono le donne, vieni, su, il primo Puma. E io da un lato che sono il 31esimo, no? E questa era, cioè, ma che differenza un'associazione e un'agenzia di viaggio. Dopodiché è chiaro, ma l'ha detto anche lui in commissione, ha detto ma io ho bisogno di farmi conoscere. Ho bisogno di farmi conoscere, vuol dire ho bisogno di farmi della pubblicità, e un patrocinio gratuito della zona 9 è un veicolo di pubblicità importante per un'associazione. Quindi, e qual è il valore aggiunto per la zona? Che porta i bambini a casa della zona 9? Ok, ma lo può fare anche in zona 8, in zona 7. Cioè, qual è la specificità, il valore aggiunto? Non lo so, cioè io non ce la faccio proprio, riesco forse ad astenermi, forse. Grazie, scusate, mi autodò la parola, mi ero scritta a parlare. A proposito di quanto ha detto il consigliere Paris sulla prima iniziativa non mi pronuncio perché la conosco proprio. Per quanto riguarda invece ciò che deve consigliere Paresi riguardo alla partecipazione alla giornata della memoria, ricordo che il monumento che si trova all'interno del Parco Nord è un monumento che riguarda non solo i cittadini di Sesto ma tutta la città di Milano, che deportati della zona 9 ce ne sono stati moltissimi, in particolare nella retata del 23 novembre del 1944, quando furono deportati 285 operai della Pirelli. Non scherziamo, cioè la nostra adesione a questo manifesto è a mio parere fondamentale per la zona 9 e il Comune di Milano negli ultimi anni ha inviato un assessore a partecipare alla manifestazione, quindi assolutamente ritengo che sia importantissimo che vogliamo il patrocinio e che quindi veniamo a comparire su questo manifesto. Grazie. Grazie, non sono più interventi, Presidente Tucci. Grazie, ma io sulla seconda iniziativa non sto neanche a rispondere, perché mettere in discussione il patrocinio gratuito per una manifestazione per il giorno della memoria e ricordo dei caduti è veramente una cosa che non merita più di tanto lo spreco di fiato, di parole, perché vuol dire non avere in mente cosa ha prodotto e cosa è utile per questo paese, non dimenticare quello che è stato anche il genocidio, per cui credo che è vergognoso mettere in discussione un patrocinio come su questa iniziativa. Per quanto riguarda invece la questione dello Ciclab, intanto è ovvio, anche in commissione è stato chiesto e la risposta da parte del proponente, del richiedente del patrocinio gratuito, ha risposto che i corsi sono a pagamento. C'è uno sconto da qui alla fine dell'anno per tutti coloro che si iscriveranno, per cui dal costo iniziale di 320-340 euro, adesso da memoria, per chi si iscrive entro il 31 dicembre pagherà circa 100 euro in meno.
accanto delle barche. Mentre dal 1 gennaio c'è tutto a prezzo pieno. Il fatto di che sia un'associazione che viene da fuori zona a me non scandalizza, perché se dovesse scandalizzarci questa associazione che arriva da Cornano, beh, credo che chi arriva da non Monza, ma addirittura da fuori dalla Lombardia, come abbiamo avuto qualche volta, rara, ma che è successo, credo che sia veramente fuori luogo, perché o vale per tutti il discorso che non sei in zona e quindi non puoi essere preso in considerazione, oppure vale per tutti invece che sei di fuori zona viene preso in considerazione, no? E allora, e questo è un aspetto, no? Siccome è stato sollevato il fatto che è fuori zona, quindi questo è un aspetto. Poi sono d'accordo che uno dice, ma non discuto su l'appartenenza a zona, a zona, comune, città, nazione, quello che è, voglio entrare nel merito dell'iniziativa. Allora, se entriamo nel merito dell'iniziativa, io credo che intanto, per dare un dato, è che caro Abbiati, non faccia così, in commissione fanno delle domande, in commissione c'era il se, allora se dà fastidio la risposta, no, prego, la porta là. Stavo dicendo che no, perché so se lo usa, no, ruba, lo usa. Quindi, stavo dicendo che gli ciclab, le associazioni di ciclab sono anche iscritte agli enti di promozione sportiva, quindi nulla vieta tutto quello che è stato detto. Il problema è che, come dicevo all'inizio, all'interno della nostra zona associazioni di questo tipo non, forse ci sono, ma non hanno mai pensato di rivolgere alle scuole un'iniziativa di questa maniera. Questa è la prima. Non è detto che debba continuare sempre in questa maniera, però credo che, e anche qui poco importa secondo me che il comune di Cornano l'abbia dato o non l'abbia dato il patrocinio, perché a domanda non mia, dei commissari, al proponente, al richiedente, come mai, cioè nessuno ha chiesto come mai il comune di Cornano non abbia dato il patrocinio, perché magari la risposta poteva essere utile per farci capire quanto poteva essere importante o meno dare questo patrocinio. Quindi io credo che non ci sia da scandalizzarsi da questo punto di vista. La richiesta è fatta alla zona 9, abbiamo delle scuole, delle ragazze che magari piace fare sci e quindi hanno questa occasione. Dopodiché io credo che alla fine non ci siano motivazioni forti per dire non diamogli il patrocinio. Proviamo, loro faranno pubblicità all'interno delle scuole, l'anno prossimo o alla fine del, quando parte questo corso, possiamo chiedere anche l'entità di risposta che hanno ricevuto da parte delle famiglie, delle scuole, del liceo, e ci faremo un'analisi e una valutazione per il futuro. Grazie, credo di aver risposto a tutti. Allora, questa è un'associazione che tende a... Io non faccio parlare, non è arrivata un'agenzia viaggi e un'associazione, è arrivata un'associazione. Io non vado a valutare l'identità tra un'agenzia viaggi e altri, sono due entità diverse. Non sei in grado di farlo spiegare, ma è colpa tua, non è colpa mia. Grazie. Per dichiarazione di voto, fermo restando quello che ho detto prima, che i componenti del mio gruppo voteranno come ritengono opportuno. Dopo questa discussione, dopo le delucidazioni che sono state date dal Presidente, voglio però aggiungere una cosa: non è vero che non gli è stato chiesto perché, io gliel'ho chiesto, ma perché il Comune di Cornano non le ha dato il patrocinio? Lui ha farfugliato su qualcosa, per cui io prima ve l'ho detto che mi astenevo,
adesso invece ho cambiato idea rispetto alle delucidazioni che mi sono state date e il mio voto personalmente sarà contrario. No, solo per evitare che qualcuno possa pensare che il presidente della commissione, se uno fa sfuga e non si capisce quello che dice, se non è colpa della presidenza della commissione, se poi uno non ha capito dopo che gli ha fatto la domanda, glielo richiede e si fa spiegare come si deve. Altrimenti non è che è colpa della presidenza se questo qua non si fa capire sul perché o no mi viene dato il nostro patrocinio, non mica capito io, sta scherzando. Grazie. Se non è piace come persona, non è nessuno, quello di formare non ha per di merito. Perché la discriminazione verso la persona non è di merito. Con il gruppo in dominio, poi se dovete discutere, consigliere. €10 per lo spettacolino a quale si sono d'accordo, mentre si chiama la discussione, visto che certo cerchiamo come gruppo di votare in modo consapevole, più consapevole possibile, ho sentito Cormano e a domanda sul motivo per il quale non è stato dato il patrocinio gratuito, mi è stato risposto che come regole che si sono dati in comune per il suo assessorato allo sport, tempo libero, istruzione eccetera, non sono amici. Mi è stato detto appunto che hanno un iter molto chiaro, cioè il comune concede il patrocinio solo su eventi che le associazioni propongono e non su altro, come per esempio diciamo una pubblicizzazione del lavoro ordinario che fa un'associazione e invece c'è un'associazione di associazioni che invece dà il proprio patrocinio su attività di questo genere, quindi come politica il comune non ha quella di dare il patrocinio su iniziative come queste, dopodiché ciascun gruppo, ciascuno tiri le proprie somme, era solo per dare un'informazione in più alla discussione. Grazie, io mettiamo in votazione quindi come la richiesta per parti separate. Ma quei 10 euro? Vogliamo i 10 euro? Mettiamo quindi in votazione il punto 6 l'iniziativa 1, proprio a SD città di Cormano. Con questa crisi poi se non era il comune di Cormano è una nota di merito, merita il sostegno. Se Cormano è approvato, mette in votazione PD spaccato per l'ennesima volta. PD spaccato per l'ennesima volta non riesce a essere unito nelle votazioni. Questo non è difficile, cioè se siamo in fase di votazione del punto di iniziativa numero 2, presenti 33, favorevoli 30, contrari 1, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Rifatti in votazione dell'intera delibera. Andiamo alla votazione. Presenti 29, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione, andiamo alla votazione. Il nuovo centrodestra
22 sono più contrari 0 0 approvato. Passiamo al punto successivo, punto numero 6. C'è l'occasione di contributo alla sicurezza della scuola di arti e scienze di attrarre per l'educazione del progetto denominato la scuola di circo per bambini e le loro famiglie. Associazione Voci di Mezzo per la realizzazione del progetto denominato Ovviso in Casa. La parola alla Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Sedeschi. Grazie Presidente, vado a vedere velocemente la candidatura che si è venuta in Commissione congiunta Commercio e Cultura e la ripresa l'analisi della richiesta di oggetto già avviata nel seguito di Commissione del 26 marzo. Presentata l'associazione Scuola di Arti e Scienze Catania, la quale attiva sul territorio dell'educazione e l'arte del flauto, sui bambini e storica organizzatrice per l'annuale Milano Clown Festival, festa internazionale del nuovo clown teatro città, con sede a Roma. Il progetto è presentato con un corso di avvicinamento al circo, teatro, teatro, rivolte alle famiglie per il coinvolgimento, realizzato sia per ascoltare il comando di Arte e presso la casa bianca e lui è un caro triste, pagliaccio triste, cooperativa da confermare e altri luoghi di utilizzo. Un incontro svolto il 2 mesi prevede la partecipazione di 25-30 bambini e strutture famiglie si conclude con un spettacolo finale. Le commissioni di un'istruzione per l'Italia per la valenza cruciale aggregativa approvano la giornata con il punto massimo di 1 euro suddiviso il 50% con una richiesta di 35. La seconda iniziativa è questa proposta all'associazione Voci di Mezzo, anch'essa discussa già nella precedente commissione del 27 marzo. Il progetto si è avviato in fase sperimentale sul territorio 2012-2013, propone la sua sostituzione con incontri e lezioni gratuiti di 2 ore ciascuna dedicate a raggiungere un maggior numero di persone, per centrare incentrate sulla produzione di canti popolari italiani e stranieri volte alla costituzione del repertorio di tradizione e canto, rappresentare anche le case di quartiere della Gambovisa, ma che costituiscono anche un'occasione vera, importante di scambio e incontro fra le culture. Le attività si realizzeranno all'interno della biblioteca della Gambovisa, indicativamente in materia di salute emotiva, con docenti di canto solitamente ricercati. A vedere il percorso, i partecipanti verranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che verrà offerto alla cittadinanza. Iniziativa presentata dal piano di valutazione aggregativa approvano già un contributo massimo di 1.000 euro, suddiviso il 50% di fronte alla richiesta di 250 euro. Quale pertanto è il prego trovare il sindaco. Grazie Presidente Senesi, a punto Pedro. Se riusciamo a tenere un pochino più di silenzio, di meno chiacchiericcio, grazie. Chiedo la votazione per partecipare all'iniziativa, grazie. Non ci sono interventi, mettiamo in votazione per votazioni per parti separate, no, punto 7, iniziativa 1. Andrea. No, tu, quella. Ma non vale che ve lo date da solo. Vediamo la votazione. Testa di cazzo da casa. 34 favorevoli 27 contrari 5 astenuti 2. Approvato, mettiamo in votazione l'iniziativa 2, Voci di Mezzo. È un pagliaccio, mi dà su questo senso per gli occhi. E immaginate, tu guarda che devi incorporare, guarda che devi incorporare, poi ti può cinzare in là. Siamo in fase di votazione della seconda. Se tu vuoi democristiano, non controlla le divisioni. L'LCD si divide. Andiamo alla votazione. L'LCD si è diviso. Vai, il nuovo partito è diviso. Vai, alla grazia. Approvato, mettiamo in votazione. C'è un nuovo centro, una nuova destra, perché il nuovo centro sta gli avanti? Mettiamo in votazione l'immediata sostituzione.
Perché non mi va più la testa? Comunque gli interventi, a me piacciono gli interventi. Chiudiamo la votazione. Tu che sei tutto, perché non mi la fila aperta? 23 favore 23 approvato. Passiamo all'ultimo punto scritto all'ordine del giorno, concessione 8, concessione di patrocinio gratuito, l'associazione genitori di Giancassini per la realizzazione dell'iniziativa denominata stasera esco e vado a teatro. La parola alla stessa commissione di educazione Antonella Locosa. Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei segnalare che l'oggetto c'è il titolo sbagliato, ma nella pagina precedente c'è quello corretto, quindi verrà apportata la dovuta correzione. Onorevole Consiglio, la Commissione Educazione riunitasi il giorno 27 novembre 2013 ha esaminato la proposta dell'Associazione Genitori Gino Cassini per l'iniziativa denominata Stasera Esco Vado a Teatro. Si tratta di un ciclo di 4 spettacoli teatrali che parte il 7 dicembre 2013 e si conclude nel maggio 2014, che si propone il compito di avvicinare gli allievi della scuola secondaria di primo grado Gino Cassini Santiago. La rassegna è comprensiva di spettacoli gratuiti e di spettacoli a prezzo agevolato, con il contributo dell'Associazione Genitori. Gli spettacoli vanno a toccare vari differenti registri, dalla rappresentazione leggera e divertente all'opera classica, dal testo a tema sociale a quello storico. Considerata la valenza culturale dell'esercizio di questo progetto che mira ad avvicinare i giovanissimi e le loro famiglie al teatro, la Commissione a maggioranza concede il patrocinio gratuito e l'utilizzo gratuito dell'auditorio integrante all'Associazione Genitori Gino Cassinis, secondo la disponibilità da concordarsi con il settore Zona 9. Voglio pertanto protesto, onorevole Consiglio, approvare l'iniziativa sopra descritta. Grazie Presidente. Brevissimo chiarimento da parte della Presidente. Consolo. Volevo capire, non si era capito di evitare di patrocinare iniziative qualora avessero una tariffa nel costo del biglietto? È gratuito. C'è agevolata. Questo è un pagamento, non sono gratuito. Consigliere Lorenzo. Un consumo, please. Capisco il patrocinio gratuito ai genitori, ok? Non capisco cosa c'entra l'utilizzo gratuito della storia in questo caso, perché non vedo un collegamento a una cosa così scritta. Non sono altri interventi, siete a posto. Grazie Presidente. Per quanto riguarda il consigliere Ferragno, la domanda che ha fatto è assolutamente no. Non si conosce, nel momento in cui diamo un patrocinio oneroso, l'iniziativa deve essere gratuita. Nel momento in cui diamo un patrocinio gratuito, no. Per quanto, cioè, questo da sempre. Non mi risulta che mai sia stata fatta una eccezione di questo. Per quanto invece riguarda la Comunità Propaganda, ci chiedono, se volete specifico commento, ci chiedono l'utilizzo dell'auditorium per una o due di queste iniziative. I nuovi del ministero devono venire vicino a te. Loro faranno un'iniziativa diffusa sul territorio. Una sera sarà presso il teatro della cooperativa e una delle serate si terrà presso l'auditorio del Cancano. No, ed è spettacolo gratuito, sì. All'auditorio anche grande è uno spettacolo gratuito. Le uniche due serate che prevedono un piccolo costo sono quelle al teatro della cooperativa e ad un altro teatro che adesso non, cioè, forse
risposta alla domanda ci sarà, adesso al momento non mi viene in mente. Quelle che si terranno invece presso la scuola o presso la riforma integrale saranno gratuite. Io dovevo andare in testa, c'è stata una proposta nel modo più giusto. Intendevo il patrocinio e la questione del spazio italiano. Non si dice veramente in considerazione del fatto che i ticket, quindi i biglietti per accedere, fossero anche. Si deve andare in pari. È stato chiarito da lei che durante la serata non sarà. Mettiamo in votazione. Lo facciamo? Lo votiamo? No, votiamo. No, la mia testa. Porta però è sbagliato poco. Che stiamo qua. Prendiamo la votazione, presenti 30, favorevoli 30, non presenti 0, sconfitti 0, approvato, mettiamo in votazione anche l'immediata esibilità. Prendiamo la votazione. Non so, è una famiglia qua, è una famiglia.